This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. E stasera parliamo di un autore che, come sempre, la vera letteratura immortale. E la vera letteratura, i veri autori sono sempre attuali. E se c'è un autore americano attuale, è proprio lui, Steinbeck, vedremo perché. E quello che ha scritto è ancora di un'attualità, e anzi, bisognerebbe rileggerlo e meditarlo, perché è estremamente vicino ancora a noi e appunto è di un'attualità incredibile, anche se, come accennavo prima, è un autore che vedremo, ripercorrendo la sua vita, le sue opere in queste due serate, ai suoi tempi è stato un autore scomodo, è stato un autore che la critica ha stroncato più di una volta, e invece poi, nonostante le stroncature della critica, ha preso addirittura il primo Nobel per la letteratura. Quindi un autore molto controverso, ancora oggi in America molto controverso, ancora oggi parte della critica americana lo considera un autore di serie B, di libri che hanno fatto il suo tempo, invece sono libri che appunto non solo non hanno fatto il suo tempo, ma sono ancora, come dicevo, estremamente attuali. Perché lui è stato, qui ho dato un titolo, Tra avventura e denuncia sociale. Da un'altra parte, quando ho fatto una chiacchierata sempre su di lui, ho detto reporter della povertà, perché lui ha fatto effettivamente un'opera giornalistica, e vedremo quanto è vero questo, andando proprio sul campo per raccontare negli anni della Grande Depressione, negli anni in cui l'America, come vedremo, subì una grave crisi non solo economica, ma morale, psicologica e tutto quello che... Mi sono permesso di iniziare. Sì, scusatemi, ma poi Giuseppe Botturi lo conoscete, ci conosciamo tutti. Sì, sì, per quello ho iniziato tranquillamente. Dicevo, ha cantato quell'America che era un'America diversa dallo stereotipo del grande sogno americano, l'America degli operai, dei diseredati, di quelli schiacciati un po' dalle logiche economiche, vittime soprattutto della Grande Depressione e di tutto quello che il famoso crack di Wall Street portò negli anni seguenti. E quindi è stato, insieme a Hemingway e a Faulkner, l'autore che ha così rappresentato questa parte del secolo americano, il XX. Ma rispetto agli altri, che sono, diciamo, quelli etichettati come la generazione perduta, segnatamente Hemingway è così etichettato, vediamo se riesco, sì, da qui sì. Lui è stato un portavoce appunto quasi singolare della sua epoca, e come dicevamo, nell'indagare le debolezze dell'animo umano e anche l'eroismo della povertà, nel denunciare le ingiustizie dei suoi tempi, è diventato un classico in grado di parlare, come dicevo, ad ogni generazione, ad essere sempre attuale per i messaggi che è riuscito a mandare. Si chiamava John Ernst Steinbeck, è nato a Salinas, una città rurale della California,
Nacque il 26 febbraio del 1902, quindi è nato con il secolo. Di famiglia piuttosto agiata, nell'ambiente dei ricchi agricoltori, ancora oggi la zona qua di Salinas, Santa Cruz, San José, è tutta la zona ancora in cui le insalate, soprattutto le distese di insalate, l'insalata americana viene tutta da lì. Il padre, John Hans Steinbeck Sr., cioè si chiama esattamente come lui, è chiaramente dal cognome di chiarissime origini tedesche, Steinbeck, e vantava parecchie generazioni però già americane, quindi l'origine tedesca si era ormai sciolta, e aveva svolto diversi lavori. Era stato tesoriere della contea di Monterey, aveva diretto uno stabilimento per la produzione di farina, aveva gestito un negozio di mangimi. Quindi vari lavori anche molto diversi, vedremo che il figlio sarà più o meno, farà più o meno le stesse scelte. La madre invece, Olivia Hamilton, era un'insegnante, era figlia di emigrati irlandesi, una donna dal carattere molto determinato, una donna diremmo quasi tutta d'un pezzo, che non accettava compromessi e che aveva dei saldi inflessibili valori morali, e quindi quelle donne, diciamo che sostegno della famiglia, quelle madri che ispireranno moltissimo anche molte figure che Steinbeck poi immortalerà. A quell'epoca Salinas era un paesotto, contava 3.300 abitanti, lui era l'unico figlio maschio dei quattro figli della coppia, e infatti quando lui nasce ci sono già due sorelle, Esther, che era nata nel 1892, Elizabeth, nata nel 1894, e poi dopo di lui nel 1905 nascerà Mary. Essendo la più piccola, lui sarà molto legato a questa ultima sorella. E poi con lui ci sarà un piccolo esercito di zii e zii che animeranno tutta l'infanzia di John, ma fin dai suoi primi anni si sente legato alla sua terra. E qui invece che la terra vi faccio vedere la casa degli Steinbeck, una casa rigorosamente diciamo di legno, e se riuscite a vedere adesso è un ristorante, quindi è diventato un celebre ristorante di Salinas. E in questo inizio del Novecento la California, che badate apparteneva agli Stati Uniti solo dal 1850, cioè da 50 anni, era ancora uno stato quasi intatto, selvaggio, come forse la maggior parte di questo ovest americano, un mondo che secondo l'Occidente contava soltanto 4 secoli dalla sua scoperta, perché era quel far west, quell'ovest così lontano che ha fatto l'epopea diciamo della conquista, ma che era ancora una giovane America. E l'Europa continuava ad essere una presenza ingombrante per la giovane America, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista culturale. Eppure per un ragazzino come John, che aveva a disposizione boschi estesissimi, lunghe spiagge, un mare incantevole, questo ignoto immenso che gli stava davanti lanciava appunto lo sguardo verso un qualche cosa di misterioso, di questa natura quasi selvaggia a cui noi siamo legati, ma in un certo qual senso anche ne abbiamo timore. E fin da bambino
amava immergersi nella ricca valle di Salinas, gli piaceva osservare la natura, i colori, gli odori, gli piace la gente che osserva, che, di cui quasi come una spugna ne assorbe le voci, i gesti, gli umori. Ricordo l'odore degli alberi e delle stagioni, che aspetto aveva la gente e come camminavano. Ricordo anche il loro odore, la memoria degli odori è molto tenace. Ricordo che i monti Galibana a oriente della valle erano monti lievi e allegri, pieni di sole, amabili e quasi invitanti. Erano montagne che ti sollecitavano con l'amore della loro erba giallastra. I Santa Lucia si ergevano contro il cielo verso occidente e separavano la valle dal mare aperto ed erano bui e accigliati, scostanti e pericolosi. In me c'era sempre un terrore dell'Occidente e un amore dell'Oriente. Da dove mi venisse un'idea del genere non saprei dire. E John quindi ebbe un'infanzia serena, ha un legame molto forte con la sua valle, la valle di Salinas, con la costa del Pacifico così vicino, dove si andava con la famiglia durante l'estate. E a 9 anni comincia a essere un discreto lettore, viene affascinato da Mallory, che ha scritto le avventure di Artù. E questo fascino della leggenda arturiana lo seguirà tutta la vita, come anche l'altra lettura fondamentale a quei tempi, soprattutto in queste zone rurali, della Bibbia. E vedremo come i riferimenti al libro saranno sempre molto frequenti anche nelle sue opere. Sua madre aveva risposto, si può dire, tutte le ambizioni frustrate di lei, insegnante che si era dovuta ritirare per accudire 4 figli, e aveva riposto un po' tutte le sue speranze in questo bambino, l'unico maschio. Si sa che le mamme poi hanno sempre un affetto particolare per il figlio maschio, addirittura qui è l'unico di 4 figli. Sì, c'erano tutte le altre 3, le sorelle, ma quando lui, già 14enne, si chiude nella sua stanza e si mette a scrivere, la madre quasi è incantata, è felice di questa sua tendenza a fare qualche cosa di diverso da quello che lo circonda. E John è affascinato dalla natura, comincia a inventarsi delle storie che sono ambientate nella sua realtà, una realtà rurale. Le scrive molto diligentemente sugli ingombranti registri delle imposte distrettuali che trova nell'ufficio del padre. Bastava un bell'inverno piovoso per farci spuntare erba e fiori. I fiori primaverili in un'annata piovosa erano davvero incredibili. Tutto il fondo della valle di contrafforti erano ricoperti di lupini e di papaveri. Una volta una donna mi disse che i fiori colorati sembravano ancora più splendenti se si aggiungeva qualche fiore bianco per dare risalto ai colori. Ogni petalo di lupino azzurro è listato di bianco e quindi un campo di lupini è più azzurro di quanto non si immagini. E mescolate a questi c'erano chiazze di papaveri californiani. Anche questi sono di un colore ardente, né arancione né oro. Ma se l'oro puro fosse liquido e potesse essere ridotto a una crema, allora questa crema aurea potrebbe avvicinarsi al colore dei papaveri. Ecco qua un bel campo di lupini, vedete, è proprio quello che ci ha descritto Steinberg. E se il luogo di nascita è importante per analizzare e capire le opere di qualsiasi scrittore, raramente troviamo un legame così forte con la propria terra come quello di Steinbeck per la valle di Salinas, che diventa il suo mondo.
mondo, il suo microcosmo che descriverà in tutti i suoi libri. È il posto dove lui ha una visione quasi prospettica di quello che succede attorno a lui. Salinas diventa quasi fondamentale per le sue opere. I suoi personaggi sono quasi l'estensione di figure storiche, quasi mitologiche, che lui modella su parenti, amici, conoscenti, che lui osserva durante la vita quotidiana. Ma dopo un'infanzia vissuta proprio a contatto con la natura, va ovviamente a scuola, frequenta la Salinas High School, si diploma nel 1919 e inaspettatamente anche per la madre così manifesta un grande interessamento alla chimica e perciò trova un lavoro per un anno come chimico presso uno zuccherificio. Allora i genitori, chiaramente visto questa sua passione per la chimica, lo iscrivono all'università, a Stanford, forse l'università più trendy della California, e lo iscrivono chiaramente a un corso di biologia. E durante gli studi universitari però lui frequenta anche corsi di letteratura, di scrittura creativa, ma chiaramente di esami a Stanford nemmeno a parlarne. Così alla fine del 1925 decide che l'università non fa per lui, l'abbandona senza aver dato nemmeno un esame. Ha 23 anni, non ha chiaramente portato a termine i suoi studi, non ha nemmeno un dollaro in tasca, e per potersi mantenere inizia a lavorare emigrando di posto in posto, facendo i lavori più disparati, e nel lavorare in questi posti così diversi e dove si guadagna solo per non morire di fame, scopre un universo che non aveva mai ovviamente avvicinato, un universo dove è molto facile morire di inedia tra l'indifferenza di tutti, dove cadere nell'indigenza fisica e poi mentale è quasi fin troppo facile, dove le porte chiuse a chi cerca un lavoro diventano delle muraglie invalicabili. In questi momenti Steinbeck, che lotta anche lui per sopravvivere, vede attorno a lui la miseria materiale e morale che lo segnerà per tutta la vita. È l'altra faccia dell'America, di un'America che non viene messa mai in vetrina. E nel 1926 decide di andare con un gruppo di braccianti agricoli dell'Oklahoma e fa anche lui bracciante, si mette con lui, si avvicina a questa umanità sofferente, a questa vita a volte che non lascia nessuna via di scampo. E John li ascolta, condivide la fame, quella vera, la disperazione, e condivide tutti gli aspetti di quella vita e anche il linguaggio di queste persone. E sul finire del 26 parte per New York, e forse devo andare qua, sì, parte per New York, che in quel periodo era chiaramente il centro della vita intellettuale americana, e parte portandosi dietro quello che in quegli anni è riuscito a scrivere, pensando di sfondare, di fare quantomeno il giornalista, visto che un quotidiano, il New York American, gli ha offerto un posto come redattore. E cerca a New York di farsi largo nel mondo letterario, pubblica qualche cosa su qualche rivista, su qualche giornale che è disposto ad accogliere i suoi articoli, scrive qualche racconto, delle poesie, ma chiaramente si rende conto che la sua
timida voce è troppo flebile perché possa essere ascoltata nella grande mela. E così, così deve anche sopravvivere. E proprio in quegli anni si stava costruendo il Madison Square Garden e cercano dei muratori e lui si presenta e chiaramente fa dei mesi a lavorare come muratore per il Madison Square Garden, quindi anche lui ha contribuito alla costruzione di uno dei simboli di New York. Però dopo un anno capisce che non è aria, decide di tornare a casa deluso, senza nemmeno più un lavoro, perché chiaramente quello di muratore era un lavoro temporaneo, ma non si sente sconfitto, anzi questa delusione in un certo qual senso lo rafforza, deciso a perseverare, a continuare in quelli che sono i suoi ideali. E quindi dopo l'insuccesso di New York torna in California e lavora per due anni come custode di una residenza estiva su questo lago, che è uno dei laghi più belli della California, il lago Tahoe. È il lago famosissimo per le sue acque, circondato da montagne ricoperte di fitte boschi di pini, come vedete. E questo lavoro lo entusiasma perché gli dà un sacco di tempo, cioè deve fare il custode, ha davanti tutta la natura, quello a cui lui si sente più portato, e quindi ha tutto il tempo anche per scrivere. Si mette a scrivere continuativamente davanti a un paesaggio mozzafiato. E nel 1929 lui, che ha 27 anni, probabilmente non ha ancora deciso che cosa vuole essere, però riesce a pubblicare un primo romanzo, e il romanzo si intitola Cup of Gold, o in italiano è La Santa Rossa. È il suo esordio letterario, un esordio che è memore della sua passione per il ciclo di Re Artù. È un romanzo storico perché racconta di Sir Henry Morgan, del famoso Morgan, il pirata, il bucaniere dei mari, appunto, oceanici. E il suo esordio è, compare questo libro due mesi prima del famoso crollo di Wall Street, che squasserà definitivamente l'economia americana. Schiacciato dagli avvenimenti, il libro chiaramente passa sotto silenzio, vendette 15 copie in tutto e decisamente non si può dire che fu un grande successo. Eppure in questa sua opera prima sono presenti un po' tutti i temi che poi svilupperà nei suoi grandi romanzi. Primo fra tutti ci sarà quello del viaggio, della ricerca. Vedremo una sua frase famosa, lo diremo la prossima volta, ma gli americani sono dei viaggiatori, sono degli irrequieti, è gente che non sta mai ferma in un posto per tanto tempo, ha sempre bisogno di spostarsi, di andare altrove. Sapete che si dice che gli americani non hanno radici, perché loro sono sempre in movimento, e questa ansia del viaggio, della ricerca, sarà proprio una caratteristica anche di Steinbeck. E come Morgan, il giovane Steinbeck è insoddisfatto sempre di qualcosa, è sempre alla ricerca di un qualche cosa da conquistare, una voglia di spingersi più in là del proprio orizzonte. Una delle definizioni che più ricorrono a proposito di noi americani è che siamo gente sempre insoddisfatta, che non ama fermarsi, che è alla perenne ricerca di qualche cosa. In effetti, dedichiamo la vita alla ricerca della sicurezza e la odiamo quando l'abbiamo conquistata. Il 14 gennaio del 1930 si sposa con Carol Henning, e i due si trasferiscono a Pacific Grove, dove vivevano però ovviamente in gravi difficoltà
economiche, tanto che le famiglie dei due sostengono la coppia. La moglie lo sosteneva per quello che poteva, battendo a macchina anche fino a sera tardi le bozze dei suoi scritti, e a volte discuteva con lui di quello che aveva scritto durante il giorno. Era la prima critica in casa Steinbeck. Ma durante una spedizione in Messico, quello stesso anno, Steinbeck conosce un personaggio, questo, Edward Ricketts, un biologo marino, un uomo di scienza, ma a modo suo anche un filosofo, e trova un'affinità molto intensa con quest'uomo, e i due stringono un'amicizia che portò a condividere idee, esperienze e pensieri, e per lui questo diventerà l'amico della vita, il suo alter ego, quello con cui sempre confidarsi. E tra il 1930 e il 1941, Steinbeck e Ricketts, che vivevano a Pacific Grove entrambi, sono una coppia fissa, ma chiaramente nel modo di amicizia e nient'altro di più, e segnerà questo periodo, un periodo fortunato per la vena letteraria del nostro Steinbeck, che dopo lunghi anni di oscurità riuscirà a arrivare anche al successo. Abbiamo detto che la Santa Rosa, il suo primo libro, passò del tutto inosservato, ma nel 1932 lui era già pronto con un nuovo libro, I pascoli del cielo, The Pastures of Heaven, e questo racconta ancora della sua valle, della California. Nel 1776 un caporale spagnolo, a capo di una piccola squadra di uomini a cavallo, recuperò alcuni indiani fuggiti dalle cave dove erano costretti a lavorare. E gli indiani servivano come gli spagnoli facevano a costruire. La manodopera indiana serviva per costruire la missione dei carmelitani lì in California. E quando lui riesce a riacciuffare questi indiani, a riportarli da dove sono scappati, sulla strada del ritorno incontra un bellissimo cervo che gli attraversa il sentiero, e il capitano si mette a inseguirlo per cercare di catturarlo. Quando sullo stremato cavallo raggiunse la vetta del Ciglione, si fermò stupito per lo spettacolo che gli si aprì sotto gli occhi. Una lunga valle si estendeva dentro un anello di colline che la proteggevano dalla nebbia e dai venti. Disseminata di querce, era coperta di verde pastura e formicolava di cervi. Al cospetto di tanta serena bellezza, il caporale si sentì commosso. Madre di Dio, mormorò, questi sono i verdi pascoli del cielo ai quali il Signore ci conduce. Ecco qua perché i pascoli del cielo, questi riferimenti biblici riaffiorano fin da subito. Madre de Dios, dice il capitano. Ma qui mi viene in mente, per analogia, gli spagnoli erano famosi durante la conquista, a parte di dare tutti questi nomi, a volte anche suggestivi, ma anche per queste esclamazioni, no? Mi viene in mente qua col Madre de Dios del capitano, quando arriva Ponce de León, molto prima, nel 500, arriva sulla costa di quella che poi si chiama Florida. Allora arriva sulla costa, ci sono tutte le magnolie in fiore perché è Pasqua, è primavera, è tutta fiorita, e lui scende dalla barca e fa un'ispira e dice: «È una Pasqua florida!»
è una Pasqua fiorita, perché peccato che poi al di là di quello erano tutti alligatori e paludi, no? Come del resto la Florida lo è ancora, però appunto da lì la Pasqua Florida è diventata la Florida, no? Qui non mi voglio dilungare, ma su tutti questi nomi che poi diventano eccetera ci sono tante bellissimi aneddoti. E qui sono i Pascoli del Cielo, questa valle della California chiamata così per questo paesaggio invitante, bello da sembrare quasi appunto il paradiso in terra. E qui compare per la prima volta il mito della Valle Felice, appunto di questo Eden che vedremo in un'altra sua opera, questa terra promessa, fertile, che potrà garantire un futuro tranquillo a chi riuscirà a domarla, e che è un po' quel sentimento del pionierismo americano, della conquista verso una terra latte e miele. E qui però è anche descritta la madre terra anche con tutta la sua crudezza, la sua insensibilità, quella natura che è quasi indifferente verso gli umani, che li vede nascere, li vede disperarsi, gioire e infine morire, ma la natura continuerà il suo ciclo quasi indifferente nei confronti dell'uomo, l'uomo che è così legato alla natura stessa, e la sua indifferenza sarà il susseguirsi inevitabili delle stagioni che di anno in anno cancellano anche tante vite. L'uomo non vuole soltanto vivere e riprodursi, lui vuole anche lasciare un ricordo di sé, una prova forse che è realmente esistito, e lascia la sua prova sul legno, sulla pietra o addirittura sulla vita degli altri. Questo desiderio profondo c'è in tutti noi, dal ragazzo che scrive parole oscene sui muri al Buddha che incide la propria immagine nella mente dei popoli. La vita è così irreale che non siamo mai sicuri di esistere. E queste, come vedete, sono parole eccezionali, e proprio il sentimento dell'uomo. L'uomo ha bisogno di lasciare traccia di sé, perché diversamente appunto la natura tutto ingloba e tutto cancella. E il pensiero di non essere mai più ricordato è l'angoscia più forte, soprattutto di una vita che è così legata al ciclo della natura stessa. Fu Elio Vittorini a tradurre e a far pubblicare per primo questo libro in Italia dalla Einaudi nel 1940. Nel provincialismo autarchico dell'era fascista si tratta di un atto non soltanto culturale ma addirittura politico. Mi divenne uno dei testi che tra il 1930 e il 1940, un decennio che in Italia verrà chiamato da Cesare Pavese il decennio delle traduzioni, perché proprio grazie a questi personaggi, soprattutto Vittorini ma anche Pavese e poi Montale, l'Italia scoprirà tutto d'un botto la letteratura americana, prima completamente ignorata. E appunto entrerà così la letteratura americana, e questi personaggi, Vittorini per prima, cercò in questi anni difficili di, eccolo qua Vittorini, di diffondere questa letteratura del tutto sconosciuta nella nostra Italia. Tra gli intellettuali che si impegnarono molto direttamente sul fronte delle traduzioni, proprio lui, Elio Vittorini, è il più noto, e lui, che era già un famoso editorialista, critico su riviste, iniziò proprio un discorso sull'America, pubblicherà due volumi che si intitolano semplicemente America,
dove lui traduce e pubblica pezzi di romanzi dagli autori, diciamo, degli albori della letteratura americana ai giorni suoi, cioè gli anni 40. E chiaramente, ovviamente, Vittorini non era mai stato in America, non conosceva l'inglese, lo conosceva un po' a modo suo. Si dice che avesse stipendiato una ragazza inglese che gli traduceva parola per parola il testo americano, e poi lui se lo reinventava. Infatti, se leggete qualche libro tradotto da Vittorini, ci sono modi di dire toscani, e lui era un toscano, laddove magari nella parte americana c'è qualche frase slang o qualche. Poi chiaramente siamo durante il periodo fascista, ci sono sforbiciate laddove ci sono frasi. Quelle frasi che non capiva le tagliava addirittura, quindi diciamo è vero che tradurre è un po' tradire, ma lui è uno dei grandi traditori della letteratura, però siccome era un grande scrittore ha fatto dei capolavori nel capolavoro, cioè di fatto Bompiani in questi ultimi anni sta ritraducendo tutte queste opere che appunto sono ormai datate come traduzione, e voglio dire, se avete avuto occasione, come è stato il mio caso, di rileggere adesso Furore nella nuova traduzione, il Furore che avevo letto io ai miei tempi è un altro libro, è completamente una cosa diversa, ma tanto per capire la realtà. Comunque, con tutti questi se e ma, quest'uomo è riuscito a far penetrare nella provincia italiana, diciamo, la letteratura americana. E chiaramente il fascismo, in un certo qual senso, lo incoraggiò, perché era l'immagine di un paese quasi barbaro, quasi incivile, che trasudava da queste pagine. Nel 1933 Steinbeck non era ancora famoso, non aveva neanche il sentore di un successo, e aveva pubblicato comunque già due libri, uno, La Santa Rossa del 29, e l'altro, come dicevamo, I Pascoli del Cielo del 32. E in quell'anno compare poi un altro titolo, Al Dio Sconosciuto, To a God Unknown. Il titolo, chiaramente, dicevo, i riferimenti sono sempre molto biblici, religiosi. Il titolo fa riferimento al capitolo 17, versetto 23 degli Atti degli Apostoli, dove Paolo, San Paolo, arriva ad Atene nella sua predicazione per convertire gli ateniesi, e nota, una volta arrivato nella grande Atene, che c'è addirittura un altare dedicato a un dio sconosciuto, e quindi inizia la sua orazione nell'Areopago dicendo, appunto: ho trovato un'ara con un'iscrizione al dio sconosciuto. Colui che voi adorate senza conoscere, io ve l'annunzio. Quindi, da buon oratore, dice: c'è un Dio sconosciuto, per quel Dio che non conoscete ve lo racconto io. E quindi, come vedete, traspare dal titolo un qualche cosa di cristiano, ma poi il libro, peraltro, se non l'avete letto, bellissimo, un libro in cui quasi c'è un vero e proprio paganesimo, cioè un legame ad antichi riti vegetali, alla simbiosi dell'uomo con la natura, al senso di colpa dell'uomo nei confronti della natura e viceversa. Un sapore pagano, primitivo, ammantato da una grande sacralità. Infatti il romanzo ruota attorno a un uomo, che è il protagonista, questo Joseph, ma il vero protagonista è, come al solito, la terra. E la terra quasi in modo oscuro compenetra l'uomo, lo modifica, lo comanda. E la terra è intesa come la grande madre terra, che dà
e tutto pretende, che nutre ma uccide anche i suoi figli. E quindi è questo Dio sconosciuto che rende la terra feconda, e che corre nel vento ad ammassare le nubi, che concede l'abbondanza e poi arriva la carestia, e vuole che il suo altare venga bagnato dal sacrificio umano per far ritornare l'abbondanza. Una storia quasi d'amore, di fede, la storia della forza di un uomo che ha capito che la vera immensità non è da cercare nell'alto, nell'iperuranico, nell'infinito, ma l'immensità è dentro di noi, in ognuno di noi, nella cosa anche più antica che l'uomo conosce, l'unica cosa per cui vale la vita, cioè la terra. La terra che è la madre e è la matrigna. È il grande libro della mistica della terra, dei contadini pionieri dell'Ovest, del loro legame di appartenenza assoluta, carnale, spirituale alla terra. Il libro che appunto esalta quasi in un misticismo laico, esalta appunto questo legame indissolubile tra la terra e l'uomo. Del resto, se così per accennare, scusate le mie divagazioni, ma già che ci sono faccio qualche parentesi, la conquista del nuovo mondo è stata realizzata soprattutto da tre grossi flussi che corrispondono anche a tre grandi nazioni dell'epoca, chiaramente segnatamente la Spagna, la Francia e gli inglesi. Gli inglesi arriveranno per ultimi. La Spagna, avendo già depredato il Sud America, scoprirà il Nord America, ma c'era alla ricerca di altro oro, altra ricchezza, altro oro da conquistare. La ricerca dell'Eldorado sarà la molla che penetrerà nel Messico e poi via via in California. La Francia, i francesi, visto che la Spagna trasuda dal sud, andranno a nord, scopriranno ovviamente il fiume San Lorenzo, da lì penetreranno nelle foreste di quello che adesso è anche il Canada e cercheranno un'altra cosa per cui vale la pena la conquista, le pelli, il pellame, perché le pellicce, il copricapo alla David Crockett ha un mercato in Europa, la corte di Francia si veste ricoperta di pellicce. Ma gli inglesi, buoni ultimi, che affronteranno l'America che hanno, diciamo, davanti, cioè attraversando l'Atlantico, conquisteranno e cercheranno soprattutto la terra. Perché avere in mano la terra che poi coltivi e che ti dà frutto, è quella la vera ricchezza, non l'oro o le pelli, ma la terra. E la conquista della terra sarà la molla che porterà appunto gli inglesi a spingersi fino al lontano ovest. Vabbè, questa è una divagazione, ma questo senso della terra è così compenetrato nell'americano appunto soprattutto di matrice inglese, che porta appunto a questo legame indissolubile. E il libro uscì anche lui in Italia nel 1946, tradotto da Eugenio Montale, appunto, perché Montale, Vittorini e Pavese sono i tre traduttori dell'epoca. Tutti e tre, come vedete, scrittori loro stessi, i più grandi traduttori sono anche scrittori, tutti e tre, che comunque Cesare Pavese, anche lui ha fatto la traduzione di Moby Dick, ma anche lui l'inglese era un autodidatta. Passava le sue notti sfogliando il vocabolario a cercare i sinonimi, quindi diciamo tutta una cosa che sa dell'incredibile, ma che ha fatto la storia della letteratura. Ma in questi anni Steinbeck fu colpito da anche gravi lutti. Nel 1934 sua madre, così tenace e combattiva, donna tutto d'un pezzo, muore. L'anno seguente muore anche il padre. E la perdita dei genitori segna quasi una cesura tra il prima e il dopo, tra un passato dove la presenza dei genitori era il suo punto fermo e un futuro che è incerto, lui che sta facendo i primi passi ma che è del tutto
sconosciuto, dove si sente completamente solo. Finché a un certo punto un certo Pascal Covici, eccolo qua, di una casa editrice, la Fride, sarà colpito dalla lettura dei Pascoli del Cielo e decide, contatta Steinbeck, che ha sotto mano già il suo quarto romanzo, lo contatta e decide di pubblicarlo, e nel 1935 esce Pian della Tortiglia, Tortiglia Flat, che tante altre case editrici, come succede spesso, hanno rifiutato, non hanno nemmeno voluto prendere in considerazione, e quando pubblica Plan della Tortiglia diventa un successo strepitoso. Per scriverlo Steinbeck era ancora una volta partito dalla sua realtà, da Monterey, quella Monterey, capitale del suo stato, dove scorreva nel suo sangue fin da quando era adolescente. All'inizio dell'Ottocento Monterey era un presidio spagnolo, perché è il monte del re Monterey, era un presidio spagnolo e contava 22 case di muri di fango che circondavano il porto, e più a nord c'era una cittadina che si chiamava Yerba Buena, buona erba, che adesso a noi fa venire in mente qualcos'altro, ma invece è l'erba per il pascolo del bestiame, e Yerba Buena è il vecchio nome di San Francisco, quindi che è un po' più a nord. E quindi Plan della Tortiglia era il quartiere di baracche a Monterey, dove vivevano i paesanos, cioè quegli uomini di sangue ispanico che sono ormai confinati ai margini della società, sono degli spiantati, non hanno nessun legame familiare e hanno un solo dio, questo ben conosciuto, che è il vino. Che cos'è un paesano? È un miscuglio di spagnolo, di indio, di messicano e di varie razze caucasiche. Gli antenati suoi vivevano in California, anche 100, anche 200 anni fa. Parla inglese con accento paesano e spagnolo con accento paesano. Los paisanos, appunto, sono i protagonisti di questo romanzo un po' picaresco, ambientato nella torrida e umida California agli inizi del Novecento. È l'altra faccia dell'America, l'America ricca, operosa, e che appunto come altra faccia ha questa collettività di diseredati, un mondo marginale che vive di espedienti, di piccoli reati, che lavora il meno possibile, che fa sempre baldoria, un mondo governato da regole un po' surreali, dove i soldi che si guadagnano si spendono per bere vino. La prigione è quasi una specie di pensione dove si va a riposare per avere anche dei pasti regolari, cosa che a casa non succede sempre. E il romanzo diventa anche un inno all'amicizia, all'amicizia che travalica qualsiasi cosa, perché c'è una sola cosa che conta per questa gente nella vita: l'amicizia e gli amici per fare baldoria. Ciò che li tiene uniti più di tutto è chiaramente il vino che scorre a fiumi in tutto il romanzo e che si sostituisce quasi al cibo stesso, e lo scopo di quei lavoretti che si fa proprio per guadagnare i soldi per prendere il vino che è da condividere, perché condividere un gallone di vino con gli amici è quello che ti fa stare bene. Due galloni sono molto da bere, anche per due paisanos. Ecco come si possono graduare agli effetti spirituali le fiasche. Due dita sotto il collo della prima, conversazione concentrata. Due dita più sotto, mestizia di dolci ricordi. Tre dita ancora più sotto, pensieri di vecchi amori felici. Un dito più sotto, pensieri di amori infelici.
fondo della fiasca, tristezza in ogni senso. Due dita sotto il collo della seconda fiasca, disperazione nera. Due dita più sotto ancora, canto di morte. Altre due dita più sotto, canto di morte e dannazione. Da questo punto in poi, inutile guardare. Nulla vi è di certo e può accadere qualunque cosa. Quindi vedete, scandito proprio con i ritmi del vino. E del resto, appunto, i personaggi del romanzo è gente che vede la vita in un modo completamente diverso da come la vediamo noi, che non si fa tanti problemi, preferiscono dormire nei boschi, mangiare alla meno peggio quando capita, pur di non andare a lavorare, perché si sa bene che il lavoro è sinonimo di fatica e la fatica non fa proprio per loro. È l'elogio, come dicevamo, dell'amicizia, che però fa superare qualsiasi tristezza, qualsiasi ostacolo. E questo libro così vivace, così simpatico, finirà poi in tragedia, in cui appunto questa combriccola subirà appunto la tragedia più grossa. La società americana di allora era in pieno fermento dopo lo scoppio della terribile crisi economica del 1933. Il nuovo presidente Franklin Delano Roosevelt aveva cercato di rattoppare il possibile, e i protagonisti di Plan della Tortiglia sono gli ultimi tra gli ultimi, in un periodo in cui la disoccupazione è arrivata a livelli estremi. Dietro questa comicità, Steinbeck fa per la prima volta una forte denuncia sociale. Pare che il socialismo, il comunismo e non il New Deal sia l'unica alternativa per quell'America che è devastata dalla crisi economica. E il successo del romanzo stupì per primo lui stesso, l'autore. Giornali importanti come il San Francisco Chronicle, Spectator, Saturday Review cominciarono a tessere le lodi di questo giovane autore e furono vendute del libro un numero impressionante di copie. E grazie a questo libro Steinbeck poté anche incominciare a guadagnarsi qualcosa e avere quella tranquillità economica per continuare a scrivere. La pubblicazione di Pian della Tortiglia cambia la vita di Steinbeck. I diritti del libro vengono acquistati immediatamente da Hollywood con una cifra di $4,000 che regalano appunto un benessere allo scrittore. E lo stesso presidente Roosevelt dimostra grande ammirazione per lui, e lui diventerà grande amico di Roosevelt, sarà spesso ospite alla Casa Bianca, e questo non gli mancherà di avere estremamente critiche da tanti ambienti prima gli volevano bene e poi questa amicizia gli creò dei problemi. Steinbeck scriveva negli anni 30 e scriveva tutto quello che in Italia non si poteva nemmeno non solo scrivere e pubblicare, ma nemmeno pensare. Descriveva l'America della natura, dei lavoratori, degli spazi enormi. E appunto Elio Vittorini scrive: è un libro veramente spassoso, con un valore suo particolare, scritto da Dio. Io sarei contento di poterlo tradurre. Insomma, glielo consiglio senza riserve. È una lettera del 1938 che Vittorini scrive all'editore Bompiani, il signore che sta fumando là sopra, e gli raccomanda di pubblicare in Italia questo libro, questo romanzo, che lui si sente di poter tradurre. E Bompiani accetta e pubblica nel 1939 la traduzione, una traduzione, come dicevo,
completamente libera, con qualche sforbiciata da parte della censura fascista, con molti interloquire brani in toscano, appunto, più che in paisanos, e dopo diventerà anche da noi un libro estremamente importante e anche di un discreto successo nonostante gli anni. E dopo il successo di Tortilla Flat, l'editore Covisi lega definitivamente con un contratto Steinbeck alla sua casa editrice, che pubblicherà per il resto della vita dell'autore tutti i titoli di Steinbeck. E poi incominciano chiaramente a piovere i riconoscimenti, il successo di questo romanzo lo fa diventare uno scrittore affermato, addirittura ricercato, e se lui ha dimostrato la capacità di essere ironico, allegro, dirompente, con le opere successive svela anche quello che è l'altro volto della sua opera, quello tragico, realistico, furiosamente arrabbiato. Nel 29 era iniziata la più grande crisi economica e sociale che gli USA avessero mai dovuto affrontare, la famosa Grande Depressione. I disoccupati in tutta la nazione si contavano tra i 12 e i 15 milioni, il 60% delle famiglie americane viveva in povertà. Un popolo disperatamente, completamente oppresso, che si butta nelle strade, affamato, sfruttato, inneggiano alla rivolta, marciano per le strade, picchettano tutti i luoghi di interesse del paese, scioperano, occupano le fabbriche. Insomma, è un momento di grande agitazione e si fanno avanti i cosiddetti rossi, i comunisti americani, che diciamo prendono piede in questo periodo di annichilimento generale. Comunisti che erano invisi alla classe dirigente, ma anche ai sindacati, anche a buona parte dei lavoratori americani, cui il colore rosso faceva pensare a una politica russofila, quindi molto anti-americana, e ogni buon cittadino del paese non poteva accettare chi diciamo era contro la sua nazione. E Steinbeck nell'ottobre del 36 pubblica, sull'effetto di questo ribollire, un romanzo che si intitola in italiano La Battaglia, ma che in inglese In Dubious Battle significa La Battaglia Incerta. E lui evoca la contestazione operaia, delle masse che si ribellano, e è una citazione ancora una volta colta, perché In Dubious Battle è dal Paradiso perduto di John Milton, quando Belzebù si rivolge a Satana ricordandogli la loro battaglia contro Dio. Una battaglia incerta nei campi del paradiso. Quindi questa rivolta che però è dubbiosa. Il racconto del romanzo è il racconto di uno sciopero, anzi di un tentativo fallito di organizzare uno sciopero. Io credo che questo sciopero lo perdiamo. Ma abbiamo fatto tanto che forse non si dovrà scioperare nei campi di cotone. I giornali dicono che seminiamo nel torbido, ma noi abituiamo i nostri a lavorare insieme, a creare gruppi sempre più grandi di gente che lavora insieme, vedete? Non importa se perdiamo, ci sarà qui sempre un migliaio di uomini che hanno imparato a scioperare. E quando molta gente sarà unita, forse la valle di Torgas non sarà più in mano a tre persone. Forse allora un uomo potrà prendersi una mela per sé, senza rischio di finire in galera, no? E i padroni non potranno buttare le mele nel fiume per tenere sui prezzi quando c'è gente come voi e come me che hanno bisogno di una mela per riempirsi la pancia. Chiaramente lui interpreta in questo romanzo
il clima di quel momento. Lui, che poi in gioventù, come abbiamo detto, era stato bracciante, muratore, aveva fatto il giornalista, ma conosceva fin nel profondo la psicologia di questa classe operaia così bistrattata, e quindi divenne l'autore simbolo dei cosiddetti proletarian novels, cioè romanzi proletari. E quindi si fece una fama diciamo simpatizzante della sinistra, anche se lui non si iscrisse mai a nessun partito, che contraddiceva e che dava fastidio a quella parte, con la sua amicizia invece con Delano Roosevelt, che chiaramente non si poteva tacciare di socialismo. Il romanzo esce anche lui nel 40 con la traduzione di Montale, e chiaramente dimostrava le turbative di un'America che chiaramente l'Italia disprezzava. Da questo romanzo, fra l'altro, nel 2016 James Franco ha tratto un film che si chiama Il coraggio degli ultimi, un film molto bello che appunto è un po' la trascrizione cinematografica abbastanza vicina al romanzo, appunto, di Steinbeck. Subito dopo la pubblicazione di questo romanzo, nel 1936, il San Francisco News propone a Steinbeck di scrivere una serie di articoli dedicati proprio alle condizioni dei lavoratori, quei lavoratori delle piantagioni di frutta e di cotone della California rurale, che lui conosce molto bene. E lui, poco più che trentenne, già scrittore affermato, come dicevamo, accetta di fare un reportage appunto su questa gente, su questi poveracci che stanno vivendo la disperazione. E si è fatto sul campo la fama di essere l'esperto di questi problemi e pubblica sette articoli che pubblica sul San Francisco News nell'ottobre del 1936, e che contengono già in nuce tutti quei filoni che troveranno poi la massima espressione nel suo romanzo più famoso, il suo capolavoro, che in Italia è conosciuto come Furore. Reduce dal grande successo di Plan della Tortiglia, Steinbeck sale su un furgone da panettiere e inizia il suo viaggio tra le vallate della California, dove i nomadi si recano per raccogliere mela, uva e cotone, e si fa accompagnare durante queste visite da Tom Collins, che è responsabile di uno dei tanti campi di lavoro per i migranti della Central Valley californiana. È quel Tom cui lui dedicherà proprio il suo romanzo The Grapes of Wrath, cioè Furore. Annota nei suoi taccuini la fragile vita e la vita penosa di questa umanità che si accontenta di baraccopoli di latta, di cartone che si sciolgono sotto la pioggia, un'umanità prostrata, sfinita dal lavoro, umiliata. Non sono migranti per natura, sono nomadi per causa di forza maggiore. Basta andare negli accampamenti abusivi, dove le famiglie vivono sulla nuda terra e non hanno casa, né letti, né equipaggiamenti, per capire che questa nuova razza è venuta per restare e che occorre prestarle attenzione. Bisogna capire che con questa nuova razza i vecchi metodi della repressione, delle paghe da fame, della prigione, delle botte e delle intimidazioni non funzioneranno. Queste foto, poi lo diremo fra un po', è di una fotografa che ha fatto la storia e che ha immortalato per sempre questa situazione. In questi sette articoli conosciamo appunto il giornalista Steinbeck, che raccoglie quasi inconsapevolmente tutto quel materiale che poi diventerà il suo famoso romanzo. Quelli descritti da Steinbeck non sono più
i vagabondi soli, senza famiglia, figure quasi epiche che hanno costruito il mito del viaggio americano, della conquista del territorio. Non sono più la manodopera cinese, giapponese, filippina dell'Europa mediterranea, Italia compresa, ma è una migrazione del tutto interna di migliaia e migliaia di famiglie, i cosiddetti Okies, perché vengono dall'Oklahoma, quegli Okies che cercano un posto al sole. E gli articoli che appaiono su San Francisco News sono accompagnati appunto dalle foto di lei, Dorothea Lange, che aveva avuto l'incarico proprio dal governo di documentare le condizioni di vita dei contadini, e andò anche lei con macchina fotografica in spalla, spostandosi su qualche vecchio furgone, andò a fotografare le famiglie senza tetti, senza tetto, senza averi, in viaggio verso una vita migliore. E tra le tantissime foto, una per tutte, forse la più famosa, è la Migrant's Mother, cioè la madre dei migranti. Questa foto del 36, l'immagine di questa donna esausta, povera, senza nulla, ma dignitosa, circondata dai suoi bambini, che è diventata l'immagine simbolo della depressione, forse considerata una delle foto più importanti del Novecento. Erano stati veramente molti i cambiamenti che erano avvenuti nella vita di Steinbeck dopo la pubblicazione di Torcilia Flat. Steinbeck era cresciuto come scrittore, era diventato uno scrittore maturo, di lui si era accorta anche Hollywood, e i lettori lo osannavano come un grande scrittore, ma a lui queste luci della ribalta gli incutevano paura. Lui era una persona schiva, diremmo quasi timida, era incapace di gestire la gloria, temeva la popolarità, incominciava a avere paura del fatto che il suo nome fosse diventato così famoso. Ho una terribile paura della popolarità. Essa ha ucciso tutti coloro che conosco. Io non sono uno scrittore popolare, anche se l'infatuazione recente lo lascia supporre. Quindi diventare popolare lo spaventava, forse perché temeva di non essere più libero di raccontare a modo suo quello che vedeva, temeva di essere condizionato da questa popolarità. La denuncia e la rabbia di Steinbeck esplodono nel cuore della crisi americana, e scrive un altro romanzo diventato una pietra miliare, Uomini e topi, Of Mice and Men, pubblicato nel 1937. Romanzo amaro che racconta anche qui la storia di una grande amicizia, un'amicizia tra due braccianti stagionali, anche se Steinbeck questo romanzo poi lo classificò come un suo esperimento non del tutto ben riuscito. Steinbeck soffriva di forti mal di schiena, allora non si scriveva con i computer, era sulla macchina da scrivere, era sempre piegato, aveva difficoltà poi a trovare la concentrazione per scrivere. Sembra addirittura che la prima versione di questo suo libro fu divorata letteralmente da uno dei suoi cani, Max, che uno dei tanti cani che avrà per tutta la vita, e quindi il primo critico di questo romanzo è stato inconsapevolmente quel cane. Tuttavia lui non si perse d'animo, continuò a lavorare, e questo piccolo ma grande romanzo diventa un po' l'antipasto di quello che diventerà il suo capolavoro furore. Si parla appunto dell'emigrazione contadina, e nessuno come Steinbeck si era mai permesso prima di allora di parlare così dei migranti, della terra promessa, di quelli che cercavano disperatamente
di migliorare la propria esistenza. Il titolo del libro, ancora una volta, è tratto da una poesia di Robert Burns, un poeta romantico vissuto tra il 1759 e il 1700, che ha scritto appunto nel 1759 un poema che si intitola To a Mouse, a un topo. E nel passo da cui è tratto appunto il titolo sembra già contenuto il messaggio che con questo romanzo Steinbeck ci vuole inviare. Ma Topolino, non sei il solo a comprovar che la previdenza può essere vana. I migliori piani dei topi e degli uomini van spesso di traverso e non ci lascia anche dolore e pena invece della gioia promessa. Perché esattamente come i topi, anche i propositi degli uomini sono destinati a sfumare. Quelle promesse di felicità lasciano spesso il passo a un fallimento inevitabile. E Steinbeck ne ha conosciuti molti, di quegli uomini che si spostavano da un ranch all'altro, che guadagnavano poco lavorando duramente, che bevevano o si giocavano i pochi dollari raccimolati con fatica, che non avevano una famiglia, una casa, spesso erano nemmeno padroni della propria persona. Ma il romanzo ha anche la denuncia dell'intolleranza nei confronti dei diversi. I diversi sono sempre scomodi e quindi è un romanzo di un'attualità spaventosa, e il romanzo è anche piacevole in questa storia di amicizia, di solidarietà tra George, un manovale di campagna, e Lenny, un gigante che ha un cervello da bambino. Il legame tra i due è uno strano legame. Lenny ha una forza fisica straordinaria, ma è un minorato psichico, e è stato accolto, preso sotto l'ala dall'amico fin da quando erano ragazzi, e adesso vanno in giro e lavorano insieme, e l'amico si cura di lui. Per Lenny l'amico è tutto, è l'adulto di riferimento, perché lui, grande e grosso com'è, è un bambinone senza coscienza, ma anche pericoloso. Di tanto in tanto involontariamente combina dei guai, e allora lui e George sono costretti a scappare, a cambiare zona, a trovarsi un altro lavoro lontano. Sono due vagabondi, due hobos, come si dice in America, quelli che viaggiano clandestinamente sui treni merci, gente di ogni risma, migranti, lavoratori stagionali, che cercano di mettere su un gruzzolo per costruirsi una vita migliore. Gente come noi che lavora nei ranches è la gente più abbandonata del mondo. Non hanno famiglia, non sono di nessun paese. Arrivano nel ranch e raccolgono una paga. Poi vanno in città e gettano via la paga. E l'indomani sono già in cammino alla ricerca di lavoro e di un altro ranch. Non hanno niente da pensare per l'indomani. Lenny era felice. È così, e adesso dimmi com'è per noi. Per noi è diverso, noi abbiamo un avvenire, noi abbiamo qualcuno cui parlare, cui importa qualcosa di noi. Noi invece è diverso, e perché? Perché ci sei tu che pensi a me e ci sono io che penso a te, ecco perché. E rise beato. Va avanti, George, lo sai a memoria, puoi dirlo da te. No, tu, ho dimenticato qualcosa, dimmi come sarà un giorno. E va bene, un giorno avremo messo insieme i soldi e ci sarà una casetta con un pezzo di terreno e una mucca e i maiali. E vivremo del grasso della terra, urlò Lenny, e terremo i conigli. Va avanti, George, di quel che avremo nell'orto e i conigli nelle gabbie, la pioggia d'inverno e la stufa. Di come sarà spessa la panna sul latte che non lo potremo tagliare. Di tutto questo, George. E perché non lo dici tu? Lo sai benissimo. No, dillo tu. Non è lo stesso se lo dico io. Va avanti, George, di come accudirò i conigli.
Allora avremo una grande aiuola d'erba e una conigliera e le galline. E quando pioverà d'inverno diremo al diavolo il lavoro e accenderemo un grande fuoco nella stufa e staremo seduti ascoltando la pioggia cadere sul tetto. Dopo un lungo viaggio, durante il quale Lenny continua a farsi raccontare dall'amico la storia della piccola fattoria che insieme riusciranno a comprare, degli animali che avranno, soprattutto dei conigli di cui lui avrà la responsabilità, riescono a farsi ingaggiare finalmente in una nuova fattoria per la raccolta dell'orzo, ma si capisce subito che anche lì tira aria di guai, perché il figlio del padrone è in cerca di rivincite, gli piace menare le mani, e anche perché ha una moglie, una giovane moglie, che tiene quasi segregata e che è un po' troppo carina, che desidera i contatti umani, e gli uomini sono un po' troppo soli per non avere la voglia di desiderarla. Una donna provocante, insoddisfatta, capace di attirare gli uomini, e tragicamente attira le attenzioni anche di Lenny. Anche questo romanzo è ambientato in una California selvaggia, indomita, in cui la natura regna sovrana, dove l'unica presenza dell'uomo si concentra all'interno di questi ranch solitari distribuiti nel vastissimo territorio. E l'azione si svolge non a caso in un ranch che come nome ha Soledad, solitudine, un riferimento ancora una volta alla condizione dell'uomo abbandonato a se stesso. Ognuno di noi vive drammaticamente solo, nonostante sia insieme a una massa di gente, e anche questi uomini che 11 ore di lavoro al giorno condividono tutti assieme, sono dei soli, schiacciati dalla loro solitudine. Non c'è quindi nessuna speranza di contrastare il destino che ha previsto qualsiasi cosa. Le speranze, come quelle dei topolini, si frantumano, e quando George scopre che il suo amico Lenny, nel rivolgere delle carezze un po' troppo pesanti alla moglie del padrone, inconsapevolmente l'ha uccisa, spezzandogli il collo, George, per pietà, deve sottrarre Lenny al sicuro linciaggio degli uomini del ranch, e quindi uccide il suo amico sparandogli un colpo di pistola alla testa. L'atto finale, la tragedia, la disperazione, appunto una tragedia greca in un mondo cupo dove, come per i topolini, non c'è nessuna speranza. «Di ancora», fece Lenny. George alzò la pistola e gli tremava la mano. Lasciò ricadere la mano a terra. «Di ancora», disse Lenny, «come sarà un giorno, avremo un pezzo di terra. Avremo una mucca, forse avremo il maiale e le galline. E in fondo alla piana avremo un pezzetto con l'erba medica. Per i conigli», urlò Lenny. «Per i conigli. E io potrò accudire ai conigli». «Tu potrai accudire ai conigli». Lenny gongolò dalla felicità. «E vivremo del grasso della terra». «Sì!» Lenny volse il capo. «No, Lenny, guarda laggiù, verso l'altra riva, come se ce l'avessi davanti agli occhi». Lenny obbedì. George abbassò lo sguardo alla pistola. Vennero schianti di passi dalla macchia. George si voltò e fissò gli occhi da quella parte. «Di ancora, George, quando l'avremo?» «L'avremo presto. Io e te, tu ed io, tutti ti tratteranno bene, non ci saranno più guai, più nessuno farà del male agli altri o li deruberà». «Credevo che ce l'avessi con me, George». «No, no, Lenny, non ce l'ho con te, non ce l'ho mai avuta e non ce l'ho ora, voglio che tu lo sappia, Lenny». Le voci si avvicinavano sempre di più. George sollevò la pistola e ascoltò quelle voci. «Facciamolo subito, andiamoci adesso in quel posto». «Sta certo, subito, certo, ci andremo».
E Giorgia alzò la pistola, la tenne ferma e le puntò la bocca proprio sotto la nuca di Lenny. La mano gli tremava orribilmente, ma il viso si distese e la mano si fermò. Premette il grilletto. Lo schianto del colpo echeggiò fra le colline e si spense rimbalzando. Lenny ebbe uno scossone e poi si abbandonò avanti ad agio sulla sabbia, dove giacque senza un tremito. Verso la fine degli anni 30 del Novecento, a 10 anni dalla fondazione della sua casa editrice, Bompiani guardava appunto l'America per arricchire il suo catalogo, ma era troppo tardi per prendersi Faulkner e così provò con Steinbeck, oltretutto appunto fresco di stampa anche in patria. E con una tempestività sorprendente, Uomini e topi venne pubblicato nel 38, pochi mesi dopo l'edizione americana, tradotto da lui, da Cesare Pavese, il terzo nome che abbiamo fatto dei grandi traduttori. Pavese era stato conquistato da questo romanzo. Lui era un giovane coetaneo praticamente di Steinbeck. Steinbeck era del 1902, Pavese del 1908, e da quel momento, grazie anche al successo di questo romanzo, la letteratura americana entrò veramente violentemente in Italia, conquistando anche tutte le generazioni successive. Uomini e topi vinse nello stesso anno il premio Pulitzer, conosce un successo travolgente in tutto il mondo, e anche se 4 anni prima Pirandello della Tortiglia aveva goduto di un buon successo di vendita, questa nuova opera di Spang superò ogni aspettativa. Poco dopo l'uscita negli Stati Uniti, Steinbeck si era dichiarato sorpreso del sostanzioso assegno che il suo agente gli aveva inviato e cadde anche in un terribile esaurimento nervoso e era già in preda ai tormenti del suo nuovo romanzo. Stando al suo diario relativo al periodo di cui stiamo parlando, lui era ansioso, logorato, sopraffatto dall'enormità di quello che voleva scrivere. Aveva anche paura di tutto, anche che un figlio potesse interferire la sua attività letteraria. Così, quando la moglie Carol si scoprì incinta, lui la costrinse addirittura ad abortire. E fu la prima di tante macchie della sua esistenza privata, ne accenneremo qualche altra. Forse fu anche la più drammatica, perché chiaramente l'intervento andò abbastanza male. Carol dovette subire l'isterotomia e si incrinò inevitabilmente il rapporto tra i due. Se il luogo di nascita è importante, come dicevamo, per le opere di uno scrittore, chiaramente la Valle di Salinas è fondamentale per l'opera di Steinbeck. Steinbeck in quella valle ha una visione prospettica di quello che succede attorno a lui e queste estensioni infinite di natura gli suggeriscono tutte le sue opere. Le sue opere più riuscite hanno come protagonisti contadini, agricoltori, vagabondi, gruppi minoritari, e le condizioni di quei luoghi, come la solitudine, il senso di oppressione, l'alienazione, questo conflitto tra l'uomo e la natura, saranno appunto basilari per tutti i suoi scritti. Ma Steinbeck è anche uno scrittore di racconti. Lo storytelling è una caratteristica della letteratura americana, aveva iniziato proprio agli inizi Mark Twain con le sue storielle, quelle quasi divertenti che lo fecero diventare celebre, e i suoi racconti erano già apparsi su qualche rivista agli inizi degli anni 30 e poi il suo editore Codicy, grande amico anche, lo spinse
a raccogliere questi racconti in un unico volume, un volume che esce nel 1938 e anche questo con un riferimento sempre alla natura, alla vallata, alla lunga vallata del Long Valley. E il messaggio che Steinbeck vuole trasmettere è tutto riassunto in una frase che sta in uno di questi racconti: tutto quello che vive è sacro, la sacralità dell'esistenza, dell'esistenza nella sua totalità. E questo richiamo alla sacralità della vita in un'America degli anni appunto 30, proprio del 39 quando esce il libro, è ancora più significativa perché in quegli anni in Europa si è quasi alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista di questi racconti, come dico, è la California, la valle californiana, un territorio occupato ancora da fitte foreste che nei racconti appare sempre piegato ai bisogni dell'uomo. L'uomo forza la natura, ma spesso la natura si ritorce contro di lui, e quindi quale luogo migliore per non mettere in scena per mettere in scena appunto tutte le contraddizioni dell'animo umano. Diversi anni prima che Kerouac scrivesse il suo romanzo On the Road, sulla strada, l'America reale letteraria era già stata percorsa da tanti personaggi che inseguivano il proprio destino on the road, appunto, a piedi, sui treni merci delle canzoni blues, su una zattera come le avventure di Huck Finn, di Mark Twain, o poi finalmente anche in macchina. E non a caso Steinbeck, raccogliendo tutti quegli articoli che aveva scritto sui migranti dell'Oklahoma, sceglie come sottotitolo On the Road to the Grapes of Wrath, cioè sulla via dei grappoli dell'odio. Ma questo 1939 è l'anno in cui appunto compare questo romanzo, dove lui trasforma questi suoi reportage in qualche cosa di più organico che lo fa diventare un romanzo importante, un romanzo di grande successo. Queste sono sempre foto della Lange, ovviamente. Steinbeck aveva 37 anni, ci mette 5 mesi a scrivere il suo libro, 100 giorni di lavoro al ritmo di 2000 parole al giorno, preso quasi dal furore lui stesso di scrivere queste pagine. E fin da subito fu una gestazione difficile, ma quando ne finì la stesura confessò: non è il grande libro che avevo sperato che fosse, è solo un libro di routine. E per fortuna, come si suol dire. Ma è vero che non avrebbe potuto scrivere questo suo grande romanzo senza la moglie, Carol, che del romanzo seguì ogni riga, che lo batté a macchina, che lo difese, che lo sostenne e cui furore è proprio dedicato. A Carol, che ha voluto questo libro con la sua passione, la sua epica potenza, la sua sonorità biblica, la sua dolente umanità. Steinbeck l'aveva iniziato nel maggio del 1938 e finì di scriverlo, letteralmente esausto, in ottobre. Uscì il 14 aprile del 39 e divenne subito, scusate ma un po' questa tosse, questo clima invernale fin troppo caldo, e divenne subito un caso politico di denuncia sociale più che un caso letterario. Fu il libro più venduto negli Stati Uniti in quel 1939 e anche in quello successivo, quando vinse l'ennesimo premio Pulitzer. Ricavò tutto quasi di peso da quegli articoli che aveva scritto per il San Francisco News nel 1936, e il titolo originario doveva essere The Oklahomans, cioè gente dell'Oklahoma, ma poi ascoltò il consiglio ancora una volta
di Carol, della moglie, e lo cambiò in The Grapes of Wrath, che significa appunto i frutti dell'ira, e è una citazione ancora una volta biblica, cioè dell'Apocalisse. Steinbeck era un californiano di Salinas, città ovviamente provinciale, affondata in questa ampia zona agricola. I profughi non godevano di nessuna simpatia, al contrario, servivano soltanto come manodopera a basso costo, guai a loro se tentavano di organizzarsi anche sindacalmente. E ecco allora quindi il furore, la rabbia, che fa appunto il titolo dell'opera, I frutti dell'ira, quello che tutta questo sentimento porta a scoppiare, diciamo, in un furore di rabbia implacabile. Dove c'è lavoro per uno, occorrono in 100. Se quell'uno guadagna 30 cent, io mi contento di 25. Se quello ne prende 25, io lo faccio per 20. No, prendete me, io ho fame, posso farlo per 15. Io ho bambini che hanno fame, io lavoro per niente, per il solo mantenimento. Li vedeste i miei bambini, pustoli in tutto il corpo, deboli che non stanno in piedi. Mi lasciate portar via un po' di frutta di quella terra battuta dal vento, mi date un po' di carne per fare il brodo ai miei bambini, io non chiedo altro. E questo per qualcuno è un bene, perché fa calare le paghe, rimanendo invariati i prezzi. I grandi proprietari giubilano e fanno stampare altre migliaia di prospettini di propaganda per attirare altre ondate di straccioni. E le paghe continuano a calare e i prezzi restano invariati. Così tra poco riavremo finalmente la schiavitù. Vedete, parole importantissime, come dicevo, un'attualità spaventosa. Attraverso quindi le vicende di una famiglia, la famiglia Joad, Steinbeck racconta la sua America, quell'America della Grande Depressione, con le grandi migrazioni di contadini verso l'Ovest, e raramente la letteratura americana ha rappresentato con maggiore ferocia questa odissea. Le leggi economiche e sociali, gli uomini e la natura sembrano accanirsi con furore, un furore selvaggio contro gli eroi della vicenda di Steinbeck, che si vedono cacciati dal loro paese di origine, banditi dalla società, e sulla denuncia delle misere condizioni umane si sovrappone così quasi una componente epica, la lotta dell'uomo contro i suoi simili, contro gli elementi naturali. L'Odissea è quella di centinaia, di migliaia di contadini in marcia attraverso il continente americano alla ricerca di una nuova terra, una terra promessa, con le casette bianche e i frutti che pendono dai rami pronti ad essere colti. L'Odissea è quella di un'umanità in viaggio, di qualunque fetta d'umanità, costretta a migrare per sottrarsi alla miseria e per approdare forse a una miseria maggiore. E è la stessa odissea dei nostri giorni, ma è anche l'odissea dei nostri trisnonni, che erano sui parapetti per spiare la Statua della Libertà, e quella dei barconi dei libici che approdano a Lampedusa. E Steinbeck racconta questa storia universale, sempre attuale. E è la storia che ce la racconta su due piani separati, uno specchio quasi. Ci sono i capitoli che ci raccontano della vicenda della famiglia Joad e quegli intercapitoli che contestualizzano la storia in una diciamo parabola universale, e che fanno appunto quasi un manifesto di denuncia di quello che abbiamo ancora oggi sotto gli occhi. È la storia di povertà, di disperazione, di una delle tante famiglie costretta dalla penuria dei raccolti e dal flagello biblico delle tempeste di sabbia ad abbandonare le pianure del Midwest, soprattutto negli stati dell'Oklahoma, del Kansas, del Texas. E le tempeste di sabbia hanno distrutto i raccolti, le famiglie patiscono
la fame e non potevano pagare i debiti contratti con le banche, e le banche requisiscono le fattorie e lasciano quindi la gente ancora di più in povertà, con l'unica speranza di trovare qualcosa di meglio da qualche altra parte, in quell'ovest dove le paghe forse sono migliori, dove forse ci sarà lavoro. Sono gli Okies, come vennero chiamati in modo dispregiativo dagli abitanti dell'Oklahoma e degli altri stati limitrofi come l'Arkansas o il South Dakota. Sono vestiti di stracci, sono poveri in cerca di lavoro, e a fine decennio furono 1.300.000 gli Okies che emigrarono in California in cerca di fortuna. Arrivarono come mosche, con i materassi sul tetto delle macchine, viaggiavano su Dodge, Chevrolet, Buick, Ford, che addirittura erano modificate in camioncini più o meno approssimativi, perché quello che non riuscivano a vendere prima di partire lo bruciavano sull'aia, perché erano impossibilitati a caricarlo su quelli mezzi di fortuna. Mettono via un po' di quattrini per potersene andare nell'West. Hanno in mente di comprarsi una macchina e poi via. La vita è facile nell'West. E gli Okies erano vittime del Dust Wind. Qui ci sono dei ritagli di giornali dell'epoca. Quella polvere causata da decenni di tecniche agricole intensive e dalla mancanza della rotazione delle colture. Il terreno delle grandi pianure, reso fertile dall'erba che ne assicura l'idratazione, si seccò durante una siccità spaventosa che provocò anche terribili tempeste di sabbia e di polvere. Questa è una delle tante foto riprese ai tempi. E scappavano da queste tempeste di sabbia come quelle del 10 e 11 maggio del 34, quando il vento sollevò 300 milioni di tonnellate di terra dai campi in una regione vastissima, che venne poi denominata la regione Dust Bowl, cioè il catino di polvere. Erano disposti a tutto pur di lasciarsi alle spalle tempeste che sbriciolavano la terra, che duravano anche 2 o 3 giorni, e a volte alle 4 del pomeriggio era così buio che bisognava accendere la luce. Gigantesche onde di polvere che sommergevano le case, e la gente moriva per tutta la sabbia che incamerava nei polmoni. Stormi di anatre, accecate letteralmente dalla tormenta, precipitavano al suolo. Mandrie intere morivano assetate, senza la possibilità di appunto avere un goccio d'acqua. Le trivelle non venivano più usate e l'acqua scarseggiava. Steinbeck descrive la forza, quindi la forza, il furore della natura, così superiore a quella dell'uomo, tanto che potrebbe spezzare la volontà di chiunque. E poi arriva il sole implacabile, e una pioggia dopo, che sembra quasi una beffa, perché porta ancora più distruzione di quella precedente. E poi il vento che solleva la polvere, costringendo tutti a stare chiusi in casa senza nemmeno poter fare nulla. E quando poi finalmente la tempesta di sabbia finisce, gli uomini guardano il disastro che hanno davanti a loro, ma non si scoraggiano, vogliono ancora ricominciare e devono trovare la forza per andare avanti. Una notte il vento impazzò, zappò furiosamente la terra attorno alle radici del grano turco, e il grano turco smise di lottare. L'alba sorse, ma non il giorno. Nel cielo grigio apparve un sole rosso, un fioco cerchio rosso che emanava una scialba luce crepuscolare. Uomini e donne stavano tappati in casa, e quando dovevano uscire si annodavano una pezzuola davanti alla faccia per filtrare la polvere. Ora l'aria e la polvere erano mescolate insieme in parti uguali.
Le case erano ermeticamente chiuse, con tutte le fessure delle porte e delle finestre otturate da stracci, ma la polvere penetrava ugualmente negli interni, così impalpabile che risultava invisibile, e si posava come polline sui tavoli, sulle seggiole, sui piatti, sulle pietanze. Gli esseri umani se la spazzolavano di dosso mentre strati di polvere si erano accumulati sulle soglie delle case. A metà della notte il vento si allontanò e lasciò il paese in pace, perché l'aria densa di polvere smorzava ancor più della nebbia ogni rumore d'intorno. Le creature umane, coricate nei loro letti, udirono che il vento era caduto. Fu il cessare del vento a destarle. Gli esseri umani uscirono dalle case ed annusarono l'aria pungente e calda, proteggendosi le nari contro la polvere. E i piccoli, i bambini, uscirono anch'essi, ma senza gridare, senza correre come avrebbero fatto dopo un comune temporale. Gli uomini si appoggiarono coi gomiti sulle staccionate e osservarono il gran turco rovinato, quasi secco ormai, con solo qualche strisciolina di verde sotto la pellicola di polvere. Gli uomini non parlavano e si muovevano appena. E le donne uscirono di casa e vennero a mettersi vicino ai loro uomini per sapere se era questa la volta che i loro uomini si sarebbero dati per vinti. Le donne, senza farsi vedere, studiavano i visi dei loro uomini, perché al Gran Turco si poteva alla fin fine rinunciare, purché fosse salvo qualcosa. I piccoli lì vicino disegnavano figure nella polvere coi diti dei piedi e anch'essi inconsciamente studiavano i visi dei genitori e disegnavano figure nella polvere per vedere se si sarebbero dati per vinti. Studiavano le facce dei genitori e disegnavano figure nella polvere. I cavalli alla beverata, prima di arrischiarsi a bere, col labbro superiore spazzavano il pelo dell'acqua. Dopo un poco i visi degli uomini perdettero la loro stupefatta perplessità, ma acquistarono un'espressione dura, collerica, ostile. Allora le donne capirono che erano salvi e i piccoli capirono che erano salvi. Le donne e i piccoli avevano l'intima convinzione che nessun disastro era catastrofico se i loro uomini non si arrendevano. Le donne rientrarono in casa alle loro faccende e i piccoli ricominciarono a giocare, ma con discrezione, sulle prime. Col progredire del giorno, il sole, meno rosso, ricominciò a scaldare la terra impolverata. Gli uomini, seduti sui gradini di accesso alle loro case, si occupavano a disegnare figure in terra, servendosi di fuscelli o sassolini. Non parlavano, meditavano, calcolavano. Così migliaia di contadini, con in pugno un volantino arancione che prometteva 800 posti di lavoro, si mettono in viaggio verso il sogno del West, inconsapevoli della triste realtà che presto avrebbero scoperto. Un popolo intero di famiglie in fuga che, come i protagonisti del romanzo di Steinbeck, perdono pezzi lungo la strada, imparano quanto la giustizia sociale nasca soltanto dalla solidarietà umana, e la speranza è l'unico filo conduttore di tutto il romanzo, tra questa umanità diseredata che però si aiuta, si sostegna, fa parte di una comunità che si lega ancora di più socialmente e culturalmente, perché sono dei diseredati ma sono diventati un vero e proprio popolo. E vedremo la prossima settimana come continuerà questo grande romanzo. Grazie di essere venuti. Tell me like you done before about the mother guys and about us. Guys like us, they don't got nobody in the world gives a hoot in hell about us. But not us, Stuart. Tell about us now. Because? Because I got you. And I got you. I spend all my time telling you things and you forget them. I remember about the rabbits. If I get in any trouble, I don't get to tend them rabbits. Nuts. Did you even look at her? Keep away from her.
ain't saying he's bright. He ain't. But he's a damn good worker. He's not much of a talker, is he? Suppose he don't want to talk. What the hell are you getting into this for? We travel together. You said I was your cousin. Well, that was a lie. If I was a relative of yours, I'd shoot myself. In a world where every man was alone, they had each other. In a time of darkness. Lenny, I told you not to bring that pup in here. I ain't got no pup. They had laughter. In a land that had lost its hope. I wish somebody'd shoot me when I ain't no good. But they won't do that. They'll can me. They had a dream. We're gonna live off the fatted land and have rabbits. Then you could feed them alfalfa. You damn right. Written for the screen by Academy Award winner Horton Foote, from one of America's greatest novels. What the hell are you laughing about? You! Get him, Lenny! John Malkovich. Gary Sinise. John Steinbeck. Of Mice and Men, directed by Gary Sinise. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters.